Razzismo, xenofobia, azioni di eversione anche e soprattutto attraverso il web. Il fenomeno del linguaggio d'odio aumenta sempre di più sui social e sulle chat. A dirlo oggi al Senato è la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese. Le vittime degli spazi web sono spesso minori. Gli atti di violenza nei loro confronti portano al cyberbullismo e si concludono spesso con gesti drammatici, spiega la responsabile del Viminale, che aggiunge: il Ministero sta attuando protocolli di intesa tra le questure e i territori, fatta salva l'azione della polizia postale. Puntiamo soprattutto sulla formazione delle forze di polizia e degli operatori del sociale, sottolinea. C'è un rapporto di collaborazione con l'agenzia, con le forze di polizia, con la prossima direzione centrale. Questo per dire l'interesse che c'è a livello di governo e di Ministero dell'Interno nell'affrontare situazioni così difficili. Poche le denunce, con conseguente difficoltà nel far emergere i reati per i sentimenti di vergogna e la paura delle vittime, dice ancora la ministra. Indispensabili, conclude, strumenti investigativi da condividere con gli altri paesi europei.